Giusy Campisi, in un anno ancora difficile per la pandemia, un medico, un odontoiatra che riceve questo premio è una grande gratificazione. Sì, effettivamente sì, e sono onorata e grata perché questa città ha pensato anche ai propri figli e figlie che lavorano in questo momento anche in altre circostanze. Ed è stato veramente un periodo difficile. Come medicina orale noi in realtà non ci siamo mai fermati, perché proprio al servizio dei fragili, dei pazienti oncologici, non abbiamo chiuso neanche un giorno. Però ancora non siamo usciti dalla pandemia, quindi l'invito è quello di fare ognuno di noi la nostra parte, sperando poi di vivere in una comunità più serena e più sicura. Grazie ancora. Com'è stato in questo periodo il suo rapporto con la città? Lei è sempre un'attenta osservatrice di quello che accade a Sciacca, e come valuta in questo momento anche la risposta alla pandemia che è arrivata da Sciacca? Dunque, la valuto nella media di quella che è stata poi la risposta della Sicilia. Purtroppo mi aspettavo molta più, come dire, attenzione da parte della popolazione per la vaccinazione. Ho ascoltato con molta preoccupazione le parole dell'intervista settimanale del direttore generale dell'ASP di Agrigento, che dice che ancora ci sono sacche di popolazione che ha deciso di non vaccinarsi, e la ripresa adesso del Covid, di questa ultima coda, e effettivamente ne sono una dimostrazione, per cui non è solo un problema di prudenza ma anche di corretta informazione e di condivisione dei valori, sia quelli della sicurezza verso il Covid che ovviamente in questo momento quelli che riguardano un po' la pace in tutta la nostra Europa. E sia certa, lei durante il periodo della pandemia ha avuto anche un problema ulteriore, che è quello dei danni causati ancora una volta alla sua attività da un altro nubifragio. Ma ricordiamo che lei ancora deve ricevere un sostegno da parte dello Stato per i primi danni che ha subito. Purtroppo sì, purtroppo è così. Molto assente lo Stato, la Regione nel nostro caso, perché non ci si rende conto che ogni imprenditore che molla questa città è un impoverimento del tessuto sociale. E mi ha colpito molto la frase di una bambina che ha letto riguardo alle radici. E dovremmo ritornare un po' alle radici dei nostri nonni che hanno molto seminato e noi abbiamo raccolto. Ma la domanda che oggi io pongo a me stessa e anche a tanti altri, che cosa stiamo seminando per i nostri nipoti e i nostri figli? Poniamocela questa domanda. Io sono una lottatrice, cerco in tutti i modi di rimanere in questa terra. I miei figli già sono andati via e mi auguro che un giorno possano ritornare. Però riflettiamo perché oggi abbiamo la possibilità di poter veramente fare nel nostro piccolo un cambiamento. Possiamo concludere comunque con un messaggio di speranza. Lei è rimasta qui e va avanti ancora con la sua attività nonostante tutto. Assolutamente sì.